Allora, non so, questa è la Gazzetta del Sud, è il giornale più letto della nostra provincia. Siamo in provincia di Messina, prima siamo andati a Roccavaldino, un paese qui su, a incontrare i cittadini, ora siamo per Torre Grotta, siamo a Torre Grotta e gireremo per i negozi. E mi devo trovare questo giornale con le foto che questo giornale usa per i mafiosi. Cioè, queste sono le foto che quando ci sono le operazioni criminali, mettono i criminali, mettono le foto in questo modo. Tra l'altro vediamo Bernini che già ieri sera ha confermato di aver restituito tutto, ha fatto le verifiche con i bonifici, le bonifici le ha pubblicate, però loro non è che si informano e allora evitano magari di mettere persone che non sono, e tra l'altro nessuno di loro ha commesso reato, questo deve essere chiaro, devono essere mandati, devono allontanarsi dal Movimento 5 Stelle e dimettersi se una volta eletti, perché hanno tradito il nostro, i nostri elettori e le comunicazioni che abbiamo fatto noi dicendo che avremmo restituito una determinata quantità di soldi. Personalmente ho restituito 200.000 euro, in totale abbiamo restituito 23 milioni di euro, queste persone che non hanno restituito un euro non dovrebbero neanche parlare, hanno 24 e 29 inquisiti a testa, noi non abbiamo neanche una persona sporca indagata, condannata all'interno del Movimento 5 Stelle. Il massone, ora tirano fuori la storia del massone, il massone, abbiamo chiesto a questa persona iscritta in una loggia massonica di non partecipare per il Movimento 5 Stelle, non userà il simbolo del Movimento 5 Stelle, e li allontaniamo i massoni, dobbiamo parlare dei massoni degli altri partiti, c'è bisogno di parlarne o avete un pochettino di memoria? Altra cosa importante, ripetiamo che non sono reati. Ricordiamo l'Usi della Margherita, vogliamo ricordare i tesorieri degli altri partiti che hanno rubato soldi pubblici, o vogliamo ricordare Franco Antonio Genovese che è stato condannato a 11 anni e faceva parte del PD e Forza Italia l'ha ingaggiato, quindi noi cacciamo persone che hanno non donato soldi che avevano detto di donare, quindi senza nessun reato, e loro prendono i condannati a 11 anni e se li mettono nel loro partito e poi candidano il figlio. E poi cantano il figlio che piglia 17.000 voti a 21 anni con i voti del padre. Questi sono gli altri partiti. Queste foto è la Gazzetta del Sud, della Gazzetta del Sud, e vi racconterò altro, perché sono 15 giorni che fanno articoli contro il Movimento 5 Stelle e 15 giorni che fanno articoli a favore del PD. Questa non è libertà di informazione.